Oh, adesso io devo andare dentro il cuore della selva oscura per cercare una batteria, se non due. Però mi pare inverosimile che l'ho lasciata laggiù, ma non si sa mai. È possibile che io nell'ultima registrazione giù la selva abbia lasciato due batterie, di cui una è molto probabile, perché ho cercato dappertutto, non c'era. Un'altra è poco improbabile. Te mi dirai perché? È perché una la tenevo in la tasca e me l'ho portata a casa, mi ricordo. Un'altra può essere pure che l'ho lasciata lì. Adè, quindi ci vado a guardare con le torce, mi sono portato due torce, una scarica e un'altra carica. La userò solo una per emergenza, mi sono portato quella a mezza scarica. Se tante volte rimano senza luce. E quindi adesso penetrerò dentro la selva oscura, perché di giorno con la luce è tutto un altro effetto, tutta un'altra emozione. Adesso invece è nell'oscurità più totale. Vedi? Che te mi stai a sentire, non mi vedi? Perché sono nell'oscurità. Adesso accendo questo, guarda che luce, una luce bianca, LED, fredda, senza anima, senza sentimento, una luce senza sentimento. Non è una luce calda come negli anni 80 e primi anni 90, tutte quelle luci di natalizie che erano proprio, raffiguravano l'amore. Adesso invece se luci bianche raffigurano al demonio. È allo schifo, eh. Allora, fammi po' vedere un attimo. Qui ho dovuto mettere i LED così mi sprecava meno la batteria. Però non è luce bianca, luce calda. È fredda come un gelo. Ecco, adesso spegno e accendo però la pila che me l'ho portata. Eccola qui. E poi c'ho la pila anche di scorta de cosoli, de Joyce, che non si è sentito più, ha visto che non le usavo più le pile e non si è sentito più. Prima le usavo spesso, dicevo sempre il nome sua, mi scriveva sempre. Allora, però uso quest'altra de torcia perché è più potente e vediamo un po' un attimo come la metto, e spegno qui, sennò ecco, è scuro nero. Oh, la chiave della macchina, eccola qui. Aspetta che chiudo la macchina. Wow, che cavolata, l'ho chiusa con la porta aperta. A posto. Adesso accendo la luce. Aspetta, eccola, Eccola, l'ho accesa. Adesso penetro dentro il bosco in piena notte. Cosa ci troverò? Ci sarà degli animali istrici oppure cosa ne so, volpi. Ci troverò la fauna selvatica. Oppure niente, il nulla, eh? Chi lo sa cosa troverò qua giù? Finalmente vedrò qualche bestia, qualche animale. L'importante è che ritrovo le batterie, o la batteria. Vediamo un po'. L'ultima volta sono andato qua giù, dove c'era fratello albero compatto. Adesso vedo. Accendo pure quest'altra torcia di Joyce. Fa un po' vedere.
Eccola. Questa per meglio sicurezza. Ah, che profumo qui, fratelli alberi. Ciao fratelli alberi, vi vieno a trovare anche de notte. Anche la notte vi vieno a trovare. Allora l'ultima volta che ci sono stato qui sono andato un bel pezzo in giù, eh. Ad ecco a giù devo girare a sinistra. Io credo che non ci sarà niente, né volpi né niente, perché vanno vicino i fiumi, qui non c'è un fiume, non c'è niente. Cosa bevene? Cosa se bevene? Se pore bestie. Vediamo, dai. Vediamo un po'. Fratelli alberi, questo è una dualità, due in uno. Qua giù, ero andato qua giù, vediamo un po' se ho lasciato qualcosa per terra. Fratello albero compatto, ciao fratello albero compatto, ci vediamo pure di notte. Eccolo qui, il fratello albero. Fratello albero compatto. Eccolo. Ah, fratello albero. Gli ho dato un'abbracciata. Per terra non c'è niente. Non c'è sta niente per terra. Niente di niente. La batteria non c'è, o le batterie non ci sono. Non è che sono arrivato pure qua giù da una cascata per terra, fa un po' vedi. No, 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 non c'è sta. Peccato. Peccato, potevo essere più fortunato se ci stavano. E non si sa che fine hanno fatto con le batterie, oh. Ce n'avevo due grandi di scorta e sono sparite dalla circolazione. Adesso devo fare solo con una, che mi dura 2 ore. Una batteria mi dura 2 ore. Quell'altre due mi durava 4 ore in tutto. Il totale era 4 ore. Oh, che mi fosse cascata invece mentre andavo su, è possibile, chissà. Prima venendo giù non ho visto niente, adesso andando su forse vedo qualcosa. Niente. Niente di niente. C'avevo speranza che trovavo sa batteria. Invece non c'è. È incredibile, oh, è incredibile. Adesso in mezzo a questa energia del bosco, dico un Padre nostro
e un Ave Maria. Guarda come me cieca sa luce, oh. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdona il male oggi commesso, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberimi dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la Santa Eucaristia. Allora, adesso io ritorno a casa e ho finito da unire i filmati, quelli di Heart, risparmio virtuoso, le segnalazioni che ho fatto laggiù a Roma, e chi è che le vuole guardare vada sul canale Heart Matteo Montesi, risparmio virtuoso, e così si diverte per vedere le segnalazioni, le discariche che ho ripreso io. Più che divertisse, se incazza come ho fatto io, perché a vedere tutta quella ingratitudine nelle strade, di tutta quella mondezza, l'incivilizzazione, fa incazzare un bel po'. A me mi dispiace che il pianeta non è tutelato, non è tutelato, non è amato. E poi quello che inquina di più di tutti è le parole cattive che ci si dà a vicenda, le invidie, le cattiverie, le divisioni, la superbia, l'indifferenza, l'odio, le guerre, tutte le parole cattive che si dice sa la lingua. Un macello le creature hanno creato, un caos totale qui in questo pianeta. È un disastro. E poi le discariche tutt'una. Come si fa? Come si fa, Padre Eterno, a continuare a cucire? Sa generazione, come può continuare a cucire? Apposta io vieno in te i boschi anche de notte. Guarda che problema, mica che problema c'è. Cosa cambia notte o giorno? Non cambia niente, è sempre la stessa, la selva. Solo che ci potrebbe essere degli animali notturni, ma io non vedo mai niente. Perché non c'è l'acqua? Perché non c'è un fiume d'acqua? Un tempo, negli anni 80, pioveva 4 giorni su 7, c'erano i ruscelletti qui. Infatti c'è rimasti i rimasugli dei ruscelletti senza acqua, però. Dappertutto, ovunque c'era l'acqua. Adesso si trova solamente lungo i fiumi, quelli più vecchi, che sì e no, è già tanto che è quasi secchi, però va giù l'acqua ancora, miracolosamente, e gli animali si raggirano vicino ai fiumi, vicino ai torrenti, vicino alle fognature. Due che c'è liquido, qui non c'è stanne. E così, niente, noi cerchiamo da risponderci bene, da parlarci bene a vicenda, da voler bene l'ecosistema, e da tutelare l'ambiente, il pianeta che ci circonda, perché il pianeta che noi viviamo è la nostra casa. Se non la tuteliamo, la nostra casa, è come se noi distruggessimo la nostra casa, e comportandoci male verso l'ambiente. Comportiamoci bene verso l'ambiente, vero fratello albero? Eccolo fratello albero, vedi? Una torre altissima, gigantesca. Adesso vado su, ritorno a casa. E allora, come ti ripeto, come ti ho già detto, come ti ho ripetuto già, no?
chi è che vuole vedere le segnalazioni delle discariche che faccio in quell'altro canale, vada su canale Hearth Matteo Montesi discariche, e così dà un'occhiata come è messa Roma e i dintorni, un disastro. E poi è quasi tutta l'Italia ormai così, dal centro Italia in su è più pulito, però c'è anche dei punti zozzi anche dal centro Italia in su, non è tutto pulito come pare, però dal centro Italia in giù è proprio un disastro totale. A posto, stacco la registrazione, è finito tutto, the end, fine.